Buongiorno, oggi affronteremo invece il coro dell'atto terzo della Delchi, in cui praticamente Manzoni ci mette di fronte ai tre popoli protagonisti della Delchi, vale a dire i latini, il popolo italiano, che naturalmente vive dal popolo latino, i Longobardi, oppressori naturalmente del popolo italiano, e poi i Franchi che invece giungono in aiuto del popolo italiano. Manzoni fa una scelta molto precisa, ovvero il popolo italiano lo chiama appunto il popolo latino, proprio per far sì che il popolo italiano si ricordi che anticamente ha avuto un certo valore, invece ora soggiace in modo servile a quelli che sono i propri padroni, che sono i Longobardi. In più, il popolo italiano, oltre ad essere soggetto servile ai Longobardi e anche un soggetto sottomesso ai Longobardi, chiama praticamente a rinforzo un popolo, quello dei Franchi, che non si presenterà come liberatore, ma come futuro padrone. Quindi il popolo italiano praticamente, se prima è sottomesso ai Longobardi, ora che chiama i Franchi sarà sottomesso appunto ai Franchi. Quindi è quasi un richiamo dell'attenzione che Manzoni fa nel coro dell'atto terzo della Delchi, proprio nei confronti del popolo italiano. Allora, questo coro della Delchi è scritto in sestine, quindi strofe di 6 versi, ogni verso è un doppio scenario, vale dire abbiamo, come dire, 6 sillabe, una cesura e 6 sillabe, quindi in totale abbiamo un dodecasillabo, soltanto che non si può dire dodecasillabo, si usa appunto di meno, quindi si usa doppio scenario, quindi 6 sillabe, cesura, quindi pausa e poi altre 6 sillabe, ogni verso è costituito da questo. Diciamo che la narrazione spesso è abbastanza appunto veloce, proprio per narrare le imprese belliche, soprattutto dei Longobardi, le azioni del Longobardo, ma in modo particolare le azioni dei Franchi. La prima sequenza comprende la strofa 1 e la strofa 2, la sestina 1 e la sestina 2, quindi dal verso 1 al verso 12, all'incirca, al verso 12, scusate, dal verso 1 al verso 12 sono praticamente le prime 2 sestine in cui praticamente Manzoni descrive il comportamento del popolo italiano, chiamandolo appunto, diciamo così, latini, che sono appunto in attesa dell'arrivo del popolo appunto dei Franchi, che si presentano come i loro liberatori, come i loro appunto liberatori. Nella seconda sequenza, invece, che occupa le strofe, le sestine 3 e la sestina appunto 4, quindi andiamo dal verso 11 al verso 24, invece questa parte qua completamente dedicata appunto agli oppressori del popolo italiano, vale a dire appunto i Longobardi, che appunto sono così venuti a sapere dell'arrivo appunto dei Franchi, ecco che cercano di nascondersi in ogni appunto, diciamo così, in ogni dove. È bellissima l'espressione in cui praticamente vengono paragonati come delle fiere che rizzano il pelo in segno di paura all'arrivo della notizia che stanno proprio per giungere i Franchi sul suolo italiano. Quindi è completamente dedicata appunto ai Longobardi. Tutto ciò che è riservato ai Longobardi nella descrizione di Manzoni è fortemente appunto negativa. Nella terza sequenza, che invece occupa la strofa 5, 6, 7, 8 e 9, quindi dalla 5 alla 9, quindi andiamo dal verso 25 a quello che è il verso 54, quindi è una sequenza, una macro sequenza, una grande appunto sequenza. Invece in queste strofe qua, in queste sestine qua, è tutto dedicato naturalmente ai Franchi. I Franchi che stanno appunto arrivando come cani disciolti, pieni di verve, pieni appunto, diciamo così, di forza, che abbandonano quello che stanno facendo per il richiamo della guerra. Infatti Manzoni dirà che abbandonano i pranzi festosi, che abbandonano i blandi riposi, che abbandonano la situazione che stavano appunto vivendo allo squillo appunto di guerra, il richiamo appunto, sono così, di guerra. E quindi, come si può dire, lasciano anche gli affetti familiari, lasciano le spose, lasciano le madri, lasciano appunto le figlie, quindi tutto ciò che è, quelli che sono gli affetti familiari per partire alla volta appunto della guerra. E in modo particolare nella sestina 8 e 9, quindi nelle sestine 8 e 9, alla fine praticamente di questa terza sequenza, è bellissima la descrizione che fa Manzoni del percorso che fanno i Franchi, naturalmente dalla loro terra attraverso gli Alpi fino a giungere appunto sul suolo italiano. Sembra quasi che voglia ripercorrere, l'ondeggiare naturalmente dei cavalli. E il ritmo è piuttosto appunto incalzante in questa descrizione naturalmente del viaggio che fanno appunto i Franchi. E poi vedremo appunto, leggendolo, vado solo a commentarlo appunto piuttosto velocemente. L'ultima sequenza è Manzoni,
che entra direttamente all'interno delle sue strofe. Siamo praticamente nella sestina 10, nella sestina appunto 11, in cui appunto sono così dice ai latini, o meglio appunto sono così agli italiani, che tornano a quello che stanno appunto sono così facendo, quindi nelle loro officine che non producono più armi da guerra, ma soprattutto elementi imbelli, materiali appunto imbelli, materiali che non servono più appunto a combattere, quindi che ritornino al loro lavoro, di non aspettarsi granché appunto sono così dei franchi, perché praticamente si sostituiranno semplicemente a quelli che sono naturalmente i Longobardi, saranno né più né meno i nuovi appunto oppressori, e il popolo naturalmente italiano sarà sempre appunto quello oppresso, sarà sempre quello oppresso. Ripeto, la struttura sono sestine, i versi di queste sestine sono dodecasillabi o doppi senari, quindi sei sillabe, pausa, chiamata cesura e di nuovo sei sillabi. Vediamo la prima sequenza dedicata appunto agli italiani, chiamati appunto latini, io provo appunto a leggerla vedendo se voi riuscite naturalmente a capirne il significato. Dagli atri muscosi, gli atri sono gli atri dei palazzi, quindi un termine che chiama un po' i palazzi romani, le case appunto romane, ricche di muschio. Che cosa vuol dire? Che ormai le case contemporaneo belle, perché di un popolo fiorente, di un popolo bellico, di un popolo appunto forte, invece praticamente sono coperte di muschio. Dagli atri muscosi, dai fori cadenti, dai boschi, dalle arse fucine stridenti, dai solchi bagnati di servile sudore, di servo sudore, un volgo disperso, che è quello appunto italiano, repente si desta, si sveglia improvvisamente, intende l'orecchio, solleva la testa, percorso da un nuovo crescente rumore. Questo rumore naturalmente è quello degli zoccoli dei cavalli, dei franchi che stanno per arrivare. Dai guardi dubbiosi, dai pavidi volti, dai volti impauriti, vuol dire, qual, come raggio di sole, qual raggio di sole da nuvoli folti, traluce dei padri la fiera virtù. Quindi appena sentono appunto all'arrivo dei franchi, ecco che sembrano inorgoglirsi, ecco che sembrano ricordare quali sono stati i loro avi così forti, no? Traluce dei padri la fiera virtù. Nei guardi, nei volti, confuso ed incerto, si mesce di scorta e di scorda lo spregio sofferto col misero orgoglio di un tempo che fu. Praticamente sui loro appunto volti, sui loro sguardi, praticamente c'è un misto di sentimento, un sentimento che è un insieme di offesa subita, ma anche di antica virtù, quindi offesa subita dai Longobardi, ma anche di antica virtù, quella che era naturalmente dei Romani, dei loro padri, dei loro avi. Adesso invece diamo, Manzoni lascia al passo quelli che sono appunto i Longobardi, che fuggono, ok? Come fiere appunto impaurite. S'aduna voglioso, si sperde tremante, per torti sentieri con passo vagante, fra teme e desire s'avanza e ristà, quindi fa paura e desiderio, avanza e poi si ferma il Longobardo. E adocchia e rimira, scorata e confusa, dei crudi signori la turba diffusa, che fugge dai brandi, che fugge dalle spade e che sosta non ha, quindi corre in modo appunto disordinato. Ansanti divide, quai trepide fiere, come bestie feroci impaurite, irsuti col pelo ritto, per paura le fulve criniere, quindi le fulve criniere, i capelli appunto, diciamo così, rossicci, tipici naturalmente di questi popoli, di queste tribù appunto dell'est, tribù appunto barbare dell'est. Le note e la tebre del covo cercar, quindi i nascondigli vanno appunto cercando. E quivi, deposta l'usata minaccia, le donne superbe con pallida faccia, quindi anche le donne dei Longobardi sono superbe, i figli pensosi, pensose guatar, quindi le donne sono preoccupate per i loro figli che fuggono con queste criniere rossastre, che fuggono a cercare appunto nascondigli. Queste donne che un tempo furono superbe, appunto superiori, adesso pensose, guardano i loro figli pensosi. Le note e la tebre del covo la tebre sono i nascondigli che vanno a cercare, no? Il termine quai, al verso 19, quei trepide fiere, quali bestie feroci impaurite, è praticamente una similitudine, okay? Vengono paragonate delle bestie feroci impaurite che vanno in modo appunto vagante, in modo disordinato a cercare dei nascondigli. Intanto le donne nelle loro case guardano i loro figli fuggire in questo modo di fronte al nemico. Ed ecco, poi si apre naturalmente la strofa, la sequenza, la terza sequenza dedicata appunto ai franchi, e sopra i fuggenti, vale a dire sopra i Longobardi, con avido brando, con avida spada, quei cani sciolti, ecco la similitudine riservata appunto ai franchi, come cani sciolti, quindi pensate ai cani da guardia appunto sciolti, che con che impeto non vanno contro il nemico, contro quello che loro credono l'avversario. Questa è la similitudine naturalmente dei franchi, quei cani sciolti, correndo, fugando da ritta, da manca, da destra, da sinistra, guerrieri venir.
Li vede, la folla, la turba dei nemici, è rapito di ignoto contento, ma anche i latini, no? Quindi rapiti di una contentezza sconosciuta, con l'agile speme precorre l'evento e sogna la fine del duro servire. Quindi i longobardi fuggono impauriti, invece appunto i latini sono speranzosi che finisca questa servitù nei confronti dei longobardi. Udite quei forti che tengono il campo, che ai vostri tiranni precludono lo scampo, sono giunti da lunge per aspri sentieri, sospesero le gioie dei prandi festosi, assursero in fretta dei blandi riposi, chiamati repenti da squillo guerriero, ve l'ho detto, no? Che abbandonano praticamente tutto quello che stavano facendo, lo squillo di tromba che preannuncia appunto la guerra. Lasciar nelle sale del tetto natio le donne accorate, la madre, mogli, figli, tornanti all'addio, ai preghi consigli che il pianto troncò, quindi troncano qualsiasi saluto e partono verso la guerra. Carca la fronte del pesti cimieri, il cimiere che si mettono naturalmente sulla testa, l'elmo, amposte le selle sui bruni corsieri, hanno sellato appunto i cavalli, volarono sul ponte, il ponte levatoio che cupo risuonò. E partono, e guardate adesso come viene descritto il viaggio dei franchi, a torme, quindi a gruppi folti, di terra passarono in terra, cantando giulive canzoni di guerra, ma i dolci castelli pensando nel cuor, tipico sicuramente la zona centrale della Francia, figura dei castelli della gloria, quindi quando i franchi si avvicinano all'Italia, più che pensano ai loro dolci castelli, proprio della zona della Loira, del centro appunto della Francia, del centro-sud della Francia, per valli petrose, per alzi di rotti, vegliarono nell'armi leggeri di notte, ovviamente si accampano la bene meglio durante la notte fredda, ok, membrando i fidati colloqui d'amore, ricordando le loro fidanzate e i dialoghi colloqui che avevano con le loro fidanzate. Gli oscuri perigli di stanze incresciose, gli oscuri pericoli di luoghi incresciosi che diventano le loro abitazioni praticamente, per greppi senza orma, le corse affannose, quindi per luoghi solitari, per montagne scoscese e solitari, il rigido impero, quindi il rigido comando di Carlo Magno, e le fame sopportarono. Si vide le lance calate sui petti, accanto agli scudi, rasenta gli elmetti, udirono le frecce fischiando volare. Ed ecco che questi ultimi tre versi, vale a dire dal verso 52 al verso 54, proprio il momento in cui si scontrano con i longobardi, ripeto la lettura perché l'ho fatta appunto malamente, si vide le lance calate sui petti, quindi c'è lo scontro, la lancia che arriva e ferisce oltre le maglie dell'armatura, accanto agli scudi, rasenta gli elmetti, udirono le frecce fischiando volare, quindi appunto c'è così la guerra che con i longobardi, con le lance che feriscono i petti e le frecce che sfiorano gli elmetti o comunque l'armatura oppure appunto gli scudi. Adesso invece Manzoni che richiama l'attenzione dei latini, dice: non aspettatevi granché, continuate a fare quello che fate, ok? Che non ha nulla a che fare con la guerra, non siete più capaci a fare la guerra. Perché dice questo? Perché tanto anche se i franchi sono arrivati, non sono i liberatori, ma semplicemente andranno a sostituire i vostri padroni, che sono i longobardi. E il premio sperato, vale a dire la libertà, promesso a quei forti, sarebbero delusi rivolgere le sorti d'un volgo straniero per por fine al dolore. Cioè, avete pensato che un popolo straniero potesse porre fine al dolore? Rimarrete delusi, ok? Perché questo popolo straniero dei franchi non porrà fine alla servitù, anzi ve ne imporrà una nuova. Vi siete affidati in un popolo straniero? Rimarrete delusi. Tornate alle vostre superbe rovine, le rovine storiche, quelle dell'antica appunto romanità, quindi dell'antica Roma, ritornate alle vostre superbe rovine, perché non hanno più modo di essere, cioè ormai non servono più a niente. Un tempo erano simbolo dell'impero romano, adesso sono solo più delle rovine, perché il popolo latino, il popolo italiano ormai è sottomesso a tutti gli effetti. Tornate alle vostre superbe rovine, alle opere imbelle dell'Arsio Piccini, quindi a quello che stavate producendo, che non sono sicuramente armi, ai solchi bagnati da sudore servile, quindi ritornate a lavorare nei campi sottomessi ai longobardi. Il forte, i franchi, si mesce col vinto nemico, i franchi si mescolano col nemico, col nuovo signore rimane l'antico, quindi praticamente sono mischiati, tant'è vero che tra le altre cose la dinastia di Carlo Magno stesso aveva sposato una figlia del re dei Longobardi Desiderio, quindi
praticamente il nuovo signore si mischia con l'antico, quindi Carlo Magno va sposato a Ermengarda, figlia di Desiderio, lei Longobarda, quindi i due praticamente sono, ormai le due, appunto, i due popoli sono mischiati. Un popolo e l'altro sul collo vi sta, quindi i Longobardi e i Franchi vi stanno sul collo, dividono i Servi, dividono gli Armenti, si dividono appunto i Servi, si dividono naturalmente gli animali, si posano insieme sui campi cruenti, sui campi insanguinati, di un volgo disperso che non ha più nome, di un volgo disperso che non ha più nome, non ha più il nome di popolo latino, popolo italiano, quindi entrambi praticamente stanno addosso a questo popolo che non ha neanche più appunto un nome, anche perché prima succube dei Longobardi e poi succube naturalmente dei Franchi.